succede così. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura giapponese. Come sapete, questo è il nostro appuntamento che abbiamo io e voi, in cui cerco di rispondere alle vostre domande. Ogni volta cerco un argomento tra quelli che mi proponete e parlo di cultura giapponese e vi dico quello che so, la mia opinione da italiano che ha vissuto e sta vivendo tuttora in Giappone da tantissimi anni. Come sapete, io adoro questo paese, mi piacciono un sacco di cose e tuttavia oggi devo dire che parlerò di una cosa che mi piace un pochino meno, che è il fumare in Giappone. Allora, so che è un argomento che magari, se c'è qualche fumatore tra voi iscritti, magari piacerà un po' poco, però io voglio dire la mia opinione perché io sono allergico al fumo e se c'è qualcuno che fuma attorno a me sto male. E in Giappone mi crea veramente problemi questa cosa, perché spesso le aree fumatori non sono divise realmente da quelle non fumatori. Cioè, per esempio, se andate in alcune catene di caffè come Dotoro, sì, è divisa da una stanza all'altra, però è divisa da una parete di vetro e ogni volta che uno apre la porta succede più o meno così. Quindi capite che ci sto male. E questo perché, secondo la costituzione giapponese attuale, i ristoranti sono sì incoraggiati a separare le aree fumatori da quelle che non lo sono, ma allo stesso tempo non c'è nessuna multa da pagare se questi non lo fanno. E dovete sapere che comunque in Giappone vi troverete spesso a dover andare a delle cene di lavoro, o nomikai, se vogliamo dirla alla giapponese, in cui magari il vostro boss, che magari sarà un po' più vecchio di voi probabilmente, magari fuma, perché comunque in passati c'era molta più gente che fumava e molti fumatori non hanno mai smesso, e quindi vi ritroverete a dover andare a queste cene di lavoro in cui voi, magari dipendenti che siete sotto a un boss, vi ritroverete in un izakaya, in una stanza in cui si fuma. E diciamo che sì, potete lamentarvi, e non lamentarvi, però fare una richiesta di andare in una stanza non fumatori, però diciamo che nella cultura giapponese bisogna sempre cercare di far sentire il vostro superiore il più a suo agio possibile. Quindi se il vostro boss vuole fumare, vuole andare in una stanza fumatori e voi non volete, non vi troverete, per la struttura della società giapponese, in una posizione che vi permetterà di poter scegliere in che stanza andare per il vostro boss. Ragazzi, so che è un po' complicato da spiegare, ma spero che sono riuscito a trasmettervi quello che voglio dire. E soprattutto in Giappone ci sono anche tantissime aree, oltre a questi ristoranti, anche all'aperto, in cui si può fumare. Infatti davanti a quasi tutte le stazioni c'è questo smoking area in cui la gente può andare lì e fumare, anche davanti a molti combini o sparse comunque per Tokyo ci sono tante zone fumatori, che è una cosa abbastanza strana, perché oddio, per quanto ogni tanto mi capita di vedere gente che fumi per strada anche all'estero, diciamo che è molto controllato e ci sono delle regole e delle leggi molto severe se vieni beccato a fumare per strada, o ancora peggio a buttare le cicche, che mi fa un incazzare se vedo qualcuno che butta i mozziconi di sigarette. Però capite bene quello che voglio dire. In vista delle Olimpiadi del 2020, però, c'è da dire che molte persone stanno richiedendo la rimozione di queste zone pubbliche in cui si può fumare, perché comunque è una brutta immagine per il Giappone, perché alla fine lo fa sembrare poco moderno, perché quasi tutti i paesi moderni comunque cercano comunque di limitare e di scoraggiare questo fumare. Però in Giappone per il momento non è così. E se è vero che magari in passato sembrava una cosa un pochino cool fumare, magari sai, un po' più tenebrosi, uomini di vita vissuta, adesso, dal momento che è così risaputo quando faccia male fumare, per molti giovani non è più considerato una cosa cool, anzi la trovano poco salutare, costosa, e anche l'odore non è molto piacevole. Molte ragazze giapponesi odiano il fumo, poi ci sono anche quelle che fumano, però insomma, per mia esperienza, per esempio, Kumiko odia il fumo, io per fortuna non fumo e non posso fumare, quindi ben che venga ci troviamo benissimo. Personalmente penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole col proprio corpo, quindi se uno vuole mangiarsi 10 hamburger può mangiarsi tranquillamente 10 hamburger di uno dietro l'altro tutti di fila. Fa bene? Non credo proprio. Se fosse un mio parente probabilmente cercherei di fermarlo, o una persona a cui voglio bene, perché comunque, ragazzi, cioè, la salute è importante, quindi giocarsela per un piacere che ti può dare il cibo, sinceramente è una cosa che io non riesco a capire. Però diciamo che almeno se uno si ingozza e mangia 10 hamburger, fa male solo alla sua di salute, non a quella di chi gli sta attorno. Però capite che se uno fuma, la gente che gli sta attorno verrà colpita dal fumo passivo, quindi la trovo una cosa ingiusta. Tra l'altro dovete sapere che in Giappone, anche nelle sale giochi, in molte sale giochi, è vietato magari fumare mentre si cammina, però ci sono delle aree anche vicino a video
videogiochi come Mario Kart, le ho viste, giuro, in cui si può fumare. E quindi non è giusto che un bambino che magari vuole andare alla sala gioca e giocare a Mario Kart debba subire il fumo passivo di uno che è lì che sta fumando. Cioè, io la trovo una cosa veramente ingiusta. Tuttavia il Giappone ha dei grossi benefici dalle aziende del tabacco. Infatti, con le tasse dovute alla vendita del tabacco, il paese riesce a raccimolare una grossa somma. E quindi ci sono molti politici che non hanno assolutamente nessuna intenzione di scoraggiare la vendita al consumo del fumo, tra cui anche il ministro della finanza Taro Aso. Vi faccio vedere un bellissimo meme, così vi fate due risate. E questo sicuramente è uno dei principali motivi che impediscono che vengano tolte le zone fumatori in vista delle Olimpiadi. Personalmente io credo che comunque togliere le zone fumatori per rendere la città di Tokyo più ospitale in vista delle Olimpiadi la trovo una cosa, cioè, bella per carità, però anche stupida. Cioè, non credo che questo dovrebbe essere il motivo principale. Il motivo principale per bandire queste zone fumatori è perché fumare fa male. E scusa, io non riesco a capire perché, cioè, se una persona vuole fumare, secondo me è giusto che possa fumare nella sua casa, nella sua macchina, nella sua proprietà privata. Però non vedo perché bisogna dare a queste persone il privilegio di fumare nelle zone pubbliche. Cioè, ad esempio, nelle sale giochi, come vi ho detto prima. Questa è la mia opinione. Sono sicuro che magari c'è gente che avrà idee diverse. E se c'è qualche fumatore che magari ha visto questo video, me lo scriva qui sotto. Però io ritengo che se è una cosa che fa male, bisogna scoraggiarla il più possibile. Perché non capisco come il governo guarda soltanto al guadagno che riesce a raccimolare da questa vendita e consumo, perché comunque stai praticamente giocando sulla salute delle persone. Vabbè ragazzi, questa era la mia opinione, ditemi che cosa ne pensate. Se magari c'era qualche fumatore all'ascolto, per favore scrivimi nei commenti che cosa ne pensi, e magari se ho detto qualcosa di sbagliato o diversa dalla tua opinione, sono felicissimo di ascoltare tutto quello che avete da dire. Personalmente la penso così. Ditemi voi che cosa ne pensate. Grazie mille per essere stati con me anche oggi. Voglio concludere questo video un po' in allegria. Vi farò vedere un video in cui l'altro giorno ho cucinato del curry. E già che ci siete, andate anche sul mio canale di musica e guardatevi un music video. Ciao ciao ragazzi, oggi cuciniamo il curry in Italia. Iniziamo dalle carote, laviamo le patate. Ecco ragazzi, sbucciate le patate con cura in questo modo e prendete anche una cipolla. Ecco qui le nostre patate e adesso tagliamo la cipolla. E voilà! Tagliamo la melanzana. E prendiamo un po' di pollo, tagliamo per bene il pollo. Sarebbe meglio avere il pollo quello intero, così si può tagliare meglio. Però c'erano solo queste con le fettine sottili, quindi vabbè, comunque sarà buono lo stesso. In realtà questo pollo te lo danno anche a Kokuichiban l'estate, questo che ti danno i pezzettini di pollo, il pomodoro e horenso, che sarebbero gli spinaci. Quindi in realtà c'è anche in Giappone una cosa simile. E abbiamo tutti gli ingredienti. Mettete tutto in padella, iniziate dalle cipolle e anche un po' d'aglio. Che buon profumo! Vedi qui, mettiamo a cuocere le melanzane. Ecco qui che abbiamo cotto un po' le verdure e qui si sta cuocendo il pollo. Mettiamo un po' di sale. Aggiungiamo anche un po' d'acqua. Ecco qua, è passata un'oretta, adesso mettiamo le patate. E adesso apriamo il curry che ho trovato nel negozio dei cinesi, quindi si può comprare anche in Italia facilmente. Prendiamo adesso un cubettino di curry e mettiamolo giù. Allora, dovete mescolare bene perché sennò altrimenti rimane tutto il blocco e non si scioglie bene. Quindi fate prima così col mestolo, lo mescolate un po' e poi quando sia un po' sciolto lo aggiungete alla vostra zuppetta che è rosa. Ecco qui, ho messo 4 cubetti e sembra venuto buonissimo. Adesso dobbiamo aspettare un po' che si amalgami un po' e fare il nostro curry alla giapponese, fatto tutto con prodotti made in Italy. Vabbè, a parte il curry, sarà bello che pronto. Ed ecco qui il mio soup curry, il sapore dell'Hokkaido. Mi sono anche preparato il riso, quindi ecco qui la mia cenetta giapponese fatta tutta in Italia.
buon appetito ragazzi. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba. Grazie sempre per vedere i miei video. Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.